Ad Ancona è sempre stata festa grande, festa alla memoria di Santo Stefano, il primo martire. Oggi il gruppo di Ancona dell'Associazione Templari Cattolici d'Italia, ricordando il protomartire e aprendo, ricorda il protomartire, aprendo ai visitatori in collaborazione con la Curia le chiesa di Santa Maria della Piazza. E allora l'abbiamo visitata anche noi con Chiara Paduano. Normalmente si può ammirare la facciata rivestita di marmo con al centro il bassorilievo bizantino e sul portale la classica iconografia medievale dell'abbondanza e della fecondità. Ma la porta d'ingresso è chiusa, tranne la domenica, fino al 7 novembre, quando la chiesa di Santa Maria della Piazza, risalente a dopo l'anno 1000, apre al pubblico grazie al gruppo di Ancona dell'Associazione Templari Cattolici d'Italia. La nostra associazione ha tre obiettivi fondamentali. Uno di tipo storico, che è quello di raccontare alla comunità chi erano veramente i templari. Secondo obiettivo è quello di riaprire il tempio fisico, quindi la chiesa, rendendola aperta al culto e a disposizione delle comunità. E poi il terzo, che è appunto il cammino personale di tipo cavalleresco, di miglioramento. Ma quel che sorprende di questo luogo di culto dove oggi si celebrano i matrimoni è quel che racchiude, ciò che conserva, una basilica dedicata a Santo Stefano, il protomartire del quale il 3 agosto, giorno nel quale del 415 fu ritrovato il corpo a Gerusalemme, si celebra la memoria. La leggenda vuole che un mercante ebreo che assiste alla lapidazione di Stefano raccoglie un sasso e nelle sue peregrinazioni del Mediterraneo arriva ad Ancona. In sogno gli viene ordinato di lasciare questo sasso a questa comunità e quindi da qui inizia il culto di Stefano. Quello che abbiamo alle nostre spalle è il foro dove era conservata la reliquia di Stefano. E poi ci sono i mosaici risalenti al IV e VI secolo, a cavallo della guerra gotico-bizantina, una fonte battesimale, alcuni rocchi di colonna, resti di quelle che dividevano la basilica in tre navate, un piccolo tratto delle mura della città di epoca greca e infine i resti dell'altare maggiore con una teca per la reliquia del santo. E allora, secondo noi, la giornata di Santo Stefano significa riappropriarsi di una radice spirituale profonda, quella dei primi cristiani anconetani.